cliccando sulla WhatsApp, come si può ben vedere, no? Ho riattaccato le mie cosettine, tac, la borraccia, tac, il portatelefono. E purtroppo avrei voluto il sunroof proprio qua sopra, ma per motivi logistici non si poteva mettere. Devo dire che con quello là dietro aperto e questi due aperto, i due finestrini aperto, non si sente nessuna differenza. Cioè questi qua vanno bene aperti, no? Con i deflettori aperti l'aria circola, ma con il motore qua fa un caldo porco, no? Col motore qua così va bene se sei in Siberia, in Mongolia, in Russia a gennaio, ma qui adesso in Polonia con 32 gradi esterni, qui è veramente schiena sudata di brutto. Detto questo, siccome sono 3 mesi che non la guido la macchina, devo dire che la macchina, la mia Vespa va più veloce, ha una ripresa molto più netta, però okay. Ho un problema con lo specchietto retrovisore, non mi vede più da dietro, dovrò smontare di dietro e guardare dove è il problema. E per il resto questo è molto pratico, il volante gira, le marce vanno, non ho ancora provato le ridotte, ho paura a provarle, le ridotte ho paura a provarle. Ho messo questo qua, no? Che simpatica, vero? C'ho l'Italia qui di fianco e l'Europa dall'altro lato, no? Simpatico. Di là dietro volevo metterlo anche di dietro, però ho cambiato idea e alla fine non l'ho messo. Adesso, buongiorno, adesso sono andato a comprare due altri porta borracce, no? Due altri porta borracce da mettere dietro, perché a volte quando sei dietro e hai sete non puoi allungarti fino davanti, devi averlo già direttamente lì, capito? Il motore gira, non c'è nessun problema, però è un po' lento, si sente che non ha, non so se non sono più abituato o era già così prima, non me lo ricordo più, però diciamo che la Mini Minor aveva molta più ripresa. Qua schiacci e fuck, la macchina non va avanti. Ci vorrebbe una, come dire, una piccola iniezione turbo, insomma qualche cosa che l'attivi a una velocità, una ripresa un po' più umf, capito? Ecco, quindi praticamente le ho girate, occhio, guarda, allora, più bello di quell'altro che avevo, quello original, guarda questo qua fa la differenza, cioè mica si scherza. E ora stavo pensando a questo, la manopola qua per guidare, le ho provate da tutte le parti, più o meno, l'ho provato qui, in zona qui più bassa, solo che a volte mi si aggancia con la bretella della borsa e quindi non va bene. Allora l'ho provato da questo lato qua, però non va troppo bene perché operando con la sinistra, no, non va bene. Allora ho provato anche a metterlo da questa parte, che però non va bene neanche qua, perché se voglio mettere la mano di qua non va bene perché devo appoggiare la mano e quindi quello lì mi dà fastidio. Ora sto pensando di rimuoverlo un'altra volta e di muoverlo anziché qua in zona centrale dov'è, che comunque rimane molto pratico, però mi sembra di guidare modello Superman, capito? Allora pensavo di metterlo da questa parte, no? Mi sembra che qua così faccia la differenza, no? Solo che cosa succede? Che dopo quando devi girare, ma magari
l'avevo già messo anche da questa parte e mi sembra che lo rimetterò proprio di qua. Per il resto ho notato altri punti di ruggine all'esterno della macchina, ma oramai mettiamoci pure una ruggine sopra. E guarda che bello, dai, si vede bene, no? Non solo, ma questo qua, allora, il pannello, ok, è di 4 mm, quello precedente invece era di 3 mm. Cosa vuol dire? Che questo qua aderisce molto meglio alla crista, qua, alla ventosa, alla gomma, alla guarnizione, con la G. E quindi non mi entra l'acqua. Hai capito? Hai capito? Cioè, questo, il pannello che c'era precedentemente era di 3 mm, questo invece è di 4 mm, più la carta penso che venga a essere quei 5 mm, qualche cosa. In effetti inizialmente era un po' a chiudere, no, la porta, però adesso la gomma si è conformata e quindi e non entra più l'acqua. Ma per ora, poi si vedrà. Ok? Guarda che bello, dai, hai visto? Con il segno della guazza, guarda che è forte, e poi si impugna bene, simpatico. Cioè, sono piccole cose che fanno la differenza, dai, no? Questo qua che è un must, no? Per attaccare le cose varie. Ora mi serve una batteria dei servizi oppure un generatore, no? Di questi portatili per attaccare i LED. E voglio attaccare i LED tutto intorno qua dove c'è questo grigiume, capito? Anziché questo qua, le bandierine qua, io voglio attaccare i LED modello, no? Simpatico. Li ho già presi, li devo solo attaccare. Cazzo, che coda qui. Va bene, dai, ci sentiamo prossimamente. Ma la cosa più buona qui è la frutta, ottima, ma guarda l'arancella, guarda che colore, eh? Con il cantuccio dentro, pluff, madonna boia. Piove da 3 giorni e ogni giorno pensavo di aver risolto il problema e invece I love my watch.